Partita dai due volti, quella tra Lazio e Pescara, il risultato di parità 2-2 che esprime i valori in campo. Il primo tempo è stato dominato dalla Lazio, che va in vantaggio al quinto con Gregucci sugli sviluppi di una punizione. I pescaresi reclamano un triplice fuorigioco proprio di Gregucci, De Zotti e Beruatto, ma l'arbitro sguizzato non se ne dà per inteso, in quanto i tre erano stati rimessi in gioco da un abruzzese in barriera sul quale era finita in precedenza la palla. Il Pescara è costretto a contenere la prevalenza della Lazio e si affaccia pericolosamente in area laziale soltanto al 18esimo, quando Martina respinge una punizione di Junior e sugli sviluppi dell'azione Camplone manda di poco fuori. I biancocelesti potrebbero raddoppiare due minuti dopo, quando Ruben Sosa, che è stato il motorino della Lazio nel primo tempo, salta tre avversari e lascia De Zotti che colpisce la base del palo. Ma Ruben Sosa non sbaglia al 25esimo, quando su lancio di Pin batte Zinetti con un forte tiro da fuori area. In apertura di ripresa Galeone manda in capo Tita al posto di Dicara e la partita assume un aspetto diverso. Così al quinto Junior manda la palla di poco fuori. Un minuto dopo è De Zotti a non agganciare la palla del 3-0 lanciatagli da Cervis. All'ottavo però il Pescara accorcia le distanze. Edmar scende sulla sinistra e tira. Martina respinge alla meglio, irrompe Tita che, nonostante l'intervento di Beruatto, mette in rete. Al quarto d'ora Rizzolo sostituisce De Zotti, ma al 20esimo è il Pescara a pareggiare. Punizione di Junior per la testa di Tita e Martina è battuto. Quattro minuti dopo gli abruzzesi potrebbero addirittura andare in vantaggio, ma sulla punizione di Junior Tita sfiora solo la palla. Poco dopo Gregucci viene espulso per doppia ammonizione e Piscedda sostituisce Muro, ma è ancora Tita a mandare fuori di poco.